Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Tina Cipollari, storico volto di Uomini e Donne. Dopo l'ultima stagione del popolare dating show di Canale 5 è tornata al centro dell'attenzione sui social, per via di un'indiscrezione sulla sua vita privata. Dimessi i panni della veemente opinionista di Maria De Filippi, la donna è scomparsa dai social allarmando i fan, i quali si sono chiesti se fosse successo qualcosa alla loro beniamina, riconfermata a settembre, dopo un finale di stagione caratterizzato da scontri e minacce di denuncia. Secondo le recenti indiscrezioni, Tina Cipollari c'è una vicenda che avrebbe coinvolto l'opinionista causandole una certa preoccupazione. Si vocifera in rete che dovrebbe risarcire qualcuno dopo che è stata avviata una procedura legale contro di lei. Si ipotizza infatti che il cavaliere Elio sia passato dalle minacce ai fatti, non cambiando idea e decidendo di portarla in tribunale ed ottenere a sua rivincita personale, che si dovrebbe tradurre in un risarcimento. Tina Cipollari finisce nei guai dopo la fine di Uomini e Donne. La storica opinionista di Uomini e Donne avrebbe quindi pagato cara le sue intemperanze verbali nei confronti del cavaliere, con il quale ha avuto diversi round in studio caratterizzati da pesanti parole e clima tesa. Pare che Elio abbia dato seguito al suo proposito, reso sin da subito noto in studio, portando a termine la presentazione di una querela nei confronti di Tina, la quale si ritroverebbe nella condizione di doverlo risarcire profumatamente. A quanto pare Elio sarebbe tornato sui propri passi, visto che dopo aver minacciato l'opinionista di denunciarla è stato poi convinto per intercessione della stessa Maria De Filippi a non farlo, ma pare che poi alla fine ha deciso di querelare Tina Cipollari. Ma la notizia è tutta da verificare, si tratta per il momento di indiscrezioni che devono trovare conferma. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen another man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.